pensato di far vedere questo problema ai grandi della Terra e allora alle Nazioni Unite nel 2014 durante l'Assemblea Generale ho portato una grande installazione che era un gran serpente fatto di tappi di bottiglie di plastica. Quando ho scoperto di questo problema, mi sono detta che dovevo fare qualcosa e ho pensato di far diventare questa estensione di 16 milioni di chilometri quadrati, allora terra di nessuno, uno stato. È che questa plastica, quando va a finire nel centro degli oceani, dopo qualche anno, si disgrega, diventa molto piccola, si parla di microplastica e le microplastiche sono invisibili, però ci sono, nel senso che si uniscono al plancton e i pesci la mangiano e entrano nella catena alimentare. Chiaramente quando un problema è invisibile è molto difficile da comunicare ed è per questo che ho cercato di dargli un'immagine. L'immagine di questo Stato con una bandiera, con una Costituzione e con molte azioni che uno Stato normalmente compie. Mi trovo sull'isola di Mozia nel mezzo di una mia installazione che fa parte del progetto Wasteland, è stata promossa e realizzata dalla Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo. Questa ultima installazione è sull'isola di Mozia, un piccolo gioiello nello stagnone di Trapani. Era una città fenicia. Ci sono ancora dei resti meravigliosi. La prima volta che sono venuta mi sono chiesta che cosa potranno trovare i nostri posteri della nostra civiltà. La risposta è chiara: plastica. Ed è per questo che ho immaginato un archeologo fra 2000 anni che venisse a scavare in questo posto. Il nostro archeologo scava e mette alla luce dei muri fatti di plastica e scopre una piccola città con i suoi portali, le sue strade, le sue rovine e si chiede il perché, che cosa significhi tutto questo. Fa delle congetture, ma solo quando torna via con l'astronave, perché intendiamoci bene, se continuiamo così la nostra specie sarà estinta e soltanto dallo spazio potranno venire a visitarci. Dicevo, tornando via con questa astronave, guarda giù e si rende conto che questo era un grido d'aiuto. Infatti questi muri formano le quattro lettere della parola HELP.